Come di consueto nella tradizione delle iniziative degli anni passati, apriamo in modo molto informale questo 56esimo corso di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri del nostro Centro Internazionale di Studi Italiani. Un saluto a tutti i presenti, alle signore e signori, alle autorità presenti e assenti, al Sindaco di Santa Margherita in primo luogo, Avvocato Paolo Donadoni, che ci terrà la prolusione di cui parlerò tra un attimo. Devo ricordare con piacere e soddisfazione che il Comune ci è sempre stato vicino in tutte le nostre iniziative, non solo con quelle strettamente ufficiali, che sono l'apertura, la chiusura, il premio a Isaia Merri, e anche di questo vi parlerò tra poco. Il Comune ha supportato anche altri momenti culturali. Un ringraziamento anche alla Regione Liguria, che ci ha sostenuto anche finanziariamente nelle minime spese organizzative e nella generosa erogazione di borse di studio a favore di studenti sudamericani di origine ligure. Gli assessorati sono quelli dell'immigrazione e della cultura, e mi corre l'obbligo di ricordare i nomi, assessori Angelo Berlangeri e Giovanni Enrico Vesco. E non posso non citare e non ringraziare il padrone di casa, il presidente dell'ente, il dottor Lorenzo Sorvino, che ci ospita da parecchi anni, accanto a lui la direttrice, sempre della villa, Morena Lelli. Non posso non ricordare con simpatia l'ex sindaco di Santa Margherita, dottor Roberto De Marchi. Assenti di riguardo, il rettore dell'Università di Genova, impegnato in un viaggio sulla via della seta, credo che sia in Kirghizistan al momento. Assente pure colui che gli subentrerà nella massima carica dell'Ateneo Genovese, il professor Paolo Manducci, impegnato in un corso universitario in Argentina. Tornerà il 12 settembre. Gli studenti quest'anno sono 38 per il momento, di diverse nazionalità, il che non fa che arricchire e valorizzare il centro. Queste le nazionalità, spero di non dimenticare nessuna. Cile, Argentina, Messico, Venezuela, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Algeria, Francia, Finlandia. Questi professori, cominciamo dai pilastri, cioè dagli insegnanti dei corsi di lingua italiana. La professoressa Raffaella Saponaro, che peraltro è anche vice direttrice del centro, che tiene il corso elementare e quello avanzato di lingua italiana. La professoressa Clara Rossetti con il corso italiano intermedio. Si tratta di corsi svolti tutti i giorni della settimana, per 6 settimane, da lunedì al venerdì. Poi abbiamo tutta una serie di materie di arricchimento, la professoressa Donatella Restani, che insegna storia della musica all'Università di Bologna, terrà appunto un corso di storia della musica italiana. Daniele Biello, qui vicino, parlerà di storia politica dell'Italia contemporanea. Il dottor Daniele Biello, oltre a parlarci di politica internazionale, contemporanea, si diletta in cucina e pertanto ci regalerà lezioni di tradizioni enogastronomiche italiane, mettendosi anche direttamente. Maurizio Grandi intratterrà gli studenti parlando di marketing. Stefano Spina, già docente di storia dell'arte industriale, bellezze artistiche e architettoniche di Genova, anche con visite del centro storico del nostro capoluogo. Il docente sarà coadiuvato dalla Elisa Cristiano, non so se è qui presente, e da Vittorio Stoppa, che intratterrà sulle arti applicate. Stefano Monti Bragadin, professore dell'Università di Genova, terrà un corso di sociologia. Il dottore Carlo Barinoni parlerà dell'eccellenza del Made in Italy, qualità e marketing, i casi delle 4F, Food, Fashion, Ferrari, Cantieri. Il sottoscritto, sono il direttore del Dipartimento dell'Ateneo di Genova, vi parlerà della storia di Genova e farò delle visite nel centro storico in compagnia del professor Spina, molto esperto in storia dell'arte. Ci sono anche un paio di seminari, la dottoressa Caterina Retti, che parlerà del commercio estero, e Alice Zerga porterà un paio di interventi su vivere, lavorare e studiare in Italia. Quest'anno abbiamo anche il piacere di avere un coro polifonico
che partecipa ai corsi e nel contempo si è offerto di ospitare tutti gli studenti e le loro lezioni di canto dirette da maestro Lorenzo Cipriani. Naturalmente tutto ciò non sarebbe possibile senza l'opera intelligente e infaticabile della nostra mega segretaria, Manuela Sciandra, da anni segretaria del centro. I direttori passano, ma i segretari rimangono. E voglio anche ricordare Elisabetta Colagrossi, che mi ricorda di volta in volta le cose da fare, evitandomi anche qualche gaffe. A passato voglio ricordare che mercoledì 3 settembre avremo il grande onore di accogliere il maestro Riccardo Muti per conferire il premio a Isaia Berlin. Lo ricorderemo con adeguati comunicati stampa. Ma prima di dare la parola al padrone di casa, che si che relatore, voglio dare un attimo la parola al dottor Miello che porta i saluti della regione. Grazie, buongiorno. Ho il piacere di portare i saluti in specifico dell'assessore Bernangeli, che è stato trattenuto ad essere allo Spezzino per ragioni istituzionali e più in largo della regione. Vorrei soffermarmi a tenere l'attenzione su due numeri, 56 e 21. 56 sono gli anni di questo corso, 56esima edizione, e 21 sono gli anni che la Regione sostiene questa iniziativa. Chiunque abbia un po' di dimestichezza con le amministrazioni pubbliche sa benissimo che c'è sempre una tendenza al consolidare, al continuare le cose, i sostegni. D'altronde è molto più facile dire sì che giustificare un no. Però 21 è un numero molto grosso. Quindi non è il segno di un qualcosa di reiterato che va avanti così per inerzia, un contributo che va per inerzia. Ma, visto anche momenti di difficoltà che l'amministrazione corre, che tutte le amministrazioni stanno correndo, un intervento che sicuramente potrebbe essere maggiore, ma è comunque economicamente significativo, è il segno di una adesione alle finalità di questo corso, alle finalità del centro, anche nella dimensione di voler, da un lato, per avvicinare dei cittadini stranieri alla terra dei loro antichi padri, in caso dei borsisti Regione Liguria, e più in generale di creare una più vasta comunità di persone provenienti dai più disparati paesi che abbiano in comune l'affetto e l'amicizia per questa nostra bella regione. Grazie. La conclusione dal titolo Il valore della relazione tra uomini e animali in affezione nella giurisprudenza italiana. Prossima. Innanzitutto, in qualità di sindaco, porto un saluto alla pubblica amministrazione e la soddisfazione, il compiacimento per la 56esima edizione del corso internazionale di studi italiani e per ciò che rappresenta, no? Per l'Ateneo Genovese e per la scienza della lingua libera. In tempi in cui tanto si dibatte sul tema dell'immigrazione, questi corsi ci ricordano anche che l'Italia ha vissuto in epoche diverse l'immigrazione e dunque, come dire, due facce della stessa medaglia ci portano a acquisire maggiore confidenza con una situazione che talora oggi presenta aspetti di problematicità se non talora di drammaticità. Mi fa piacere che la seicentesca Villa d'Orazio, che per la città di Santa Margherita rappresenta un po' un centro culturale, riesca a essere al contempo anche una sede di dialogo internazionale e anche un luogo di recupero delle proprie radici per cittadini esteri che in verità hanno avi riferite all'Italia, se non alla Liguria. Questo credo, come dire, che debba essere una premessa doverosa di introduzione a questi corsi. Poi, a titolo personale invece sono grato e onorato al professor Senigalli, al Centro Studi Internazionali per aver pensato a me non soltanto per portare dei saluti istituzionali ma anche per questa promozione inaugurale del corso di quest'anno. Il tema che è stato scelto
è un tema che rientra nelle mie corde in quanto è stato l'oggetto di studi di questi ultimi 5-6 anni. Salvo poi il fatto che in questo momento non sia più fresco, dato che negli ultimi tempi li ho dedicati a un'attività di carattere diversa, che è quella per cui sono qui in questo momento. E nel contempo credo che sia un tema di attualità in ambito di biodiritto e di frontiera in ambito di responsabilità civile. Dunque mi sembra che per presentare quella che è la cultura giuridica italiana attuale sia un tema tutto sommato adeguato. Dividerei il mio intervento in due parti. Una prima parte che riguarda la nuova concezione che si ha dell'animale oggi rispetto a quella del passato. L'animale rispetto alle sue capacità mentali e anche di provare sensazioni, emozioni ed altro, e l'animale rispetto al mutamento della nozione di famiglia, non più dunque legato a un contesto di carattere prettamente lavorativo, ma oggi spesso percepito come componente del nucleo familiare. La seconda parte dell'intervento invece riguarderà più propriamente quello che è il profilo giuridico, dunque come questa nuova concezione dell'animale viene ad influire sulla recezione del diritto e della giurisprudenza. Dunque il tema del danno e il tema del risarcimento. Ebbene, oggi non è più sorprendente, ed anzi risponde a diffusa consapevolezza, posizionare l'uomo all'interno del mondo animale. La divulgata formula l'uomo e gli altri animali esprime proprio questa nozione comune. Ciò non toglie ovviamente che sussistano delle evidenti differenze fra l'uomo e gli animali, che portano l'uomo ad un livello, diciamo, ad essere un qualcosa di specifico, né d'altronde questo impedisce che gli animali per lungo tempo siano stati equiparati sotto profilo della regolamentazione giuridica alle cose piuttosto che non agli esseri viventi umani. Il fondamento morale dei nostri rapporti con gli altri esseri viventi e l'esigenza di una adeguata, di una congrua disciplina giuridica richiedono un costante confronto con gli sviluppi delle condizioni scientifiche. Ricordo un famoso sociologo di Torino, Valerio Pocar, che scrive: tra gli umani e gli animali ci sono naturali differenze e naturali somiglianze che dovrebbero essere riconosciute per quelle che sono secondo lo sviluppo della conoscenza. Ecco, premesso che soltanto nell'uomo noi riconosciamo pacificamente la presenza di una autocoscienza e del possesso di una teoria della mente, tuttavia occorre dover rilevare come negli animali, in alcuni animali, il progresso delle evoluzioni scientifiche abbia determinato una graduale modifica del loro concetto, portandoci a riconoscerli come esseri viventi, senzienti, dotati di capacità percettive, emozionali e talvolta di coscienza, non di autocoscienza, ma di coscienza e di pensiero. Si apprende dunque che negli animali esisterebbe una vita emozionale complessa, ovvero sarebbero capaci di provare non soltanto emozioni primarie, ma anche emozioni superiori, e che alcuni di loro sarebbero in grado di fare esperienze soggettive di affettività. Sembrerebbe inoltre possibile instaurare, sempre con alcuni animali, ovviamente sono necessarie delle gradazioni in base allo sviluppo fisiologico dell'organismo, con alcuni animali si potrebbero stabilire forme di comunicazione interspecifica di carattere gestuale, simbolico o vocale, in particolare con i primati non umani, che sono quelli che comunque condividono oltre il 90% del loro DNA. E in un'ottica più ampia, oggi si utilizza il vocabolo zoantropologia, il quale individua lo studio delle relazioni tra l'uomo e gli animali, e parte dal presupposto che questi ultimi, cioè gli animali, siano in grado di interagire con ed incidere sui processi evolutivi socioculturali del mondo.
come dire, l'uomo si è evoluto nel corso del tempo grazie al suo rapporto con gli animali, il quale ha influenzato questo sviluppo. Una delle pensatrici in ambito filosofico più importanti sul tema uomo animali, Luisa Battaglia, scrive a questo riguardo: un animale che interagisce con noi non è più solo l'oggetto di una osservazione scientifica o di una empatia, ma diviene in qualche misura il coprotagonista di un rapporto a due che evolve, si modifica, si rafforza o viceversa si indebolisce, si incrina a seconda delle reazioni innescate dai partecipanti. Ecco, questo è un primo passaggio per capire come l'evoluzione scientifica ci ha portato ad oggi a avere un concetto di animale assolutamente lontano dall'animale oggetto, dall'animale cosa, che filosoficamente è molto addietro nel tempo, cioè ormai è stato superato in maniera significativa, ma giuridicamente in verità il suo superamento è soltanto recente, anzi in verità forse parzialmente ancora discusso. Nel contempo si è assistito invece a una progressiva compatibilizzazione tra il concetto di animale e quello di famiglia, come anticipavo prima. In buona sostanza, la parola famiglia in Italia oggi esprime una nozione generale di convivenza quotidiana e di comunione di intenti ed affetti in grado di includere la presenza non soltanto di esseri umani, ma anche di alcuni particolari animali, specificamente quelli che vengono individuati dall'ordinamento giuridico all'interno della categoria animali di affezione, che sono per lo più cani e gatti, comunque mammiferi compatibili con l'ambiente urbano. Come dire, oggi alcuni animali sono considerati membri della famiglia. L'animale da compagnia rappresenta infatti in taluni casi un fratello, alcuni dicono addirittura una sorta di alter ego del coniuge, o comunque semplicemente uno di casa, un compagno che per molte persone ripristina quello scambio affettivo carente o stimola il senso di responsabilità o la sensazione di essere indispensabili per un essere vivente. Ricordo a questo riguardo un'ordinanza ormai risalente nel tempo, del 1996, ma rimasta nella nostra giurisprudenza più unica che rara, ordinanza del gennaio del 96 del Tribunale di Varese, la quale consentiva ad un cane di usufruire del medesimo meccanismo giuridico per il permesso di visita di cui usufruiscono i minori. Questo cane, che era deperito fisicamente a causa della sofferenza psicologica che provava dall'essere allontanato dal suo padrone, il padrone che era incarcerato. Ebbene, il giudice, riconoscendo rilevante giuridicamente la sofferenza del cane, gli ha consentito il permesso di visita perché potesse andare a trovare il padrone in carcere. E questo è un caso emblematico, non più ripetuto successivamente, ma che ha aperto la strada a un certo tipo di sensibilità nei confronti della affettività animale, percependo non soltanto come l'affetto dell'uomo verso il suo animale, ma anche come la possibilità dell'affetto dell'animale verso il suo padrone. Ecco, la relazione dunque tra padrone e animale di affezione, dico padrone perché in giurisprudenza è differente la posizione del padrone da quella del proprietario. Questo ha una rilevanza, ad esempio nel caso, non so, dei cani che devono essere iscritti all'anagrafe canina. Il proprietario del cane ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che sarebbe il valore dell'animale in quanto sua proprietà, ma non ha diritto, se non è anche padrone, cioè se non è colui che cura e accudisce quel cane, non ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, che invece spettano al padrone. Si era presentato un caso di giurisprudenza presso la prefettura di Rovereto di un animale che era intestato a un signore, ma il cui reale padrone era la figlia di quella persona, che era colei che accudiva l'animale, che lo portava con sé durante la giornata, gli dava da mangiare, nella cui stanza il cane dormiva. E lì si è presentata questa differenziazione fra il risarcimento del danno patrimoniale spettante al proprietario e il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al padrone. Dicevo, oggi questo diritto all'animale d'affezione si riconosce meritevole di tutela nel nostro ordinamento giuridico. Addirittura alcune recenti sentenze di merito, cioè dei giudici di primo grado, hanno parlato di un diritto soggettivo all'animale di affezione, all'animale da compagnia di affezione.
E questo che ha molto sorpreso i giuristi, in quanto sarebbe ancora un passo al di là del vero riconoscimento di quello esarcitorio, in verità ha una referenza costituzionale, una referenza normativa recentissima, dato che una modifica legislativa del 2012 in tema di regolamentazione condominiale si è presentata molto significativa proprio invece per il tema dei rapporti tra uomini e animali d'affezione. Una modifica che si pensava sostanzialmente riferita a un mero contesto di regolamentazione giuridica e che invece ha avuto un'incidenza notevolissima. Perché? Perché nel ridisciplinare il quadro della vita amministrativa è stata introdotta una norma che ha detto che non si può vietare agli animali domestici, in quel caso il termine utilizzato, di vivere nell'appartamento all'interno del condominio neanche all'unanimità dei condomini. Questa è stata la grande modifica. Prima il regolamento approvato solo dal CUS non poteva porre questo divieto, ma il regolamento all'unanimità sì, perché si trattava di un diritto considerato disponibile. E dunque una persona poteva affittare un appartamento in un condominio e non poterci portare il cane, ad esempio il gatto, in quanto il regolamento di un condominio lo impediva. Oggi non si può più fare. Questo è stato interpretato come il diritto ad avere una mala affezione non è più un diritto disponibile, ma è un diritto indisponibile. E in quanto tale è un diritto soggettivo, inalienabile della persona. È un passaggio culturale notevole che è stato dedotto in via indiretta da questa norma, ma che ha riacceso e riportato alla pace la discussione giuridica sul tema del rapporto tra uomini e animali di affezione. Ebbene, io credo che negli ultimi anni, e anche grazie a questa modifica legislativa, un tema fondamentale, la frontiera della discussione sulla responsabilità civile, sia diventata proprio la tutela della relazione tra esseri viventi. Non c'è più soltanto l'uomo al centro di una disciplina pacificamente antropocentrica, una disciplina giuridica italiana e forse più ampiamente europea, ma adesso al centro c'è la relazione tra l'uomo e gli altri esseri viventi. Il tema è abbastanza nuovo per la giurisprudenza italiana, ma in verità ha degli antecedenti significativi nell'ambito della giurisprudenza europea. Dei paesi che sono molto avanti di decenni sono ad esempio la Francia e la Spagna. In Francia già dal 1956 si parla di pregiudizio all'affezione nel caso di uccisione di animali. Il primo caso è stato il caso di un cavallo di nome Lumus, il quale era stato situato presso un box per partecipare poi ad una delle gare nei giorni successivi, e il giorno dopo è stato ritrovato fulminato con in bocca ancora il filo che penzolava del filo elettrico della lampadina. Ebbene, in quel caso la giurisprudenza francese per la prima volta ha cominciato a parlare del danno all'animale non soltanto come un danno patrimoniale, per il quale è stato riconosciuto un risarcimento di 350.000 franchi, ma ne ha parlato anche come risarcimento di un danno morale, riconoscendo proprio il valore affettivo della relazione tra il padrone e il suo animale di affezione. In quel caso sono stati riconosciuti 150.000 franchi, cioè circa la metà del valore venale dell'animale. Un riconoscimento, fra l'altro, anche economicamente molto rilevante. La Francia dunque dagli anni 50 parla di questo tipo di danno, l'Italia, in Italia la prima sentenza che si reperisce in ambito di indagine giurisprudenziale risale al 1994, se non vado errato, ed è una sentenza una sentenza penale della Procura di Rovereto. La fattispecie era quella di un signore che in automobile aveva volontariamente investito un cane che era appoggiato in una piazzola distante dall'abitazione e aveva impedito alla padrona di andarlo a prestargli cure proprio con lo scopo di ucciderlo. Il motivo, fra l'altro, era un motivo di diatribe fra le parti per una divisione ereditaria, dunque motivi di carattere economico tra parenti. Il giudice aveva riconosciuto l'elemento doloso, aveva riconosciuto la futilità dei motivi per cui era stato determinato questo danno e aveva riconosciuto anche un danno morale per la prima volta. Poi da lì la discussione, poi vedremo, si è molto ampliata. Oggi questa categoria è stata istituzionalizzata, cioè è riconosciuta per legge in Italia. Non è più una categoria di cui parla solo la giurisprudenza, ma dal 91 gli animali di affezione sono una specifica categoria. È previsto che siano animali che coabitano con i
diventano padroni, dunque l'elemento del vivere nella stessa casa è un elemento determinante nella stessa casa o nelle immediate pertinenze. E talora anche dalla giurisprudenza sono riconosciuti come componenti del nucleo familiare. Ora, qual è l'interesse di carattere risarcitorio? Dal 2003 la Corte Costituzionale ha distinto i danni non patrimoniali in tre tipologie. C'è un danno di carattere morale, uno di carattere biologico e uno di altri diritti della persona. Qual è la differenza? Che è importante per capire la sostanza. Il danno morale sostanzialmente viene a coincidere con quella che può essere nell'immediatezza dell'evento, nel suo perdurare, lo stress emotivo, la climazione, la tachicardia, cioè quelle reazioni più, come potremmo dire, di cuore in qualche misura, no? Quelle reazioni emozionali all'evento. A questo riguardo viene riconosciuto dalla giurisprudenza, cito ad esempio il giudice di pace di Palermo nel 2010, che è stato il caso più eclatante, in cui il risarcimento è stato più elevato come quantificazione, ha riconosciuto 2.000 euro, che francamente era un valore anche superiore al valore dell'animale. Cito altri casi, il Tribunale di Foggia nel 2011, che ha riconosciuto 1.536 euro, il Tribunale di Bari sempre nel 2011, ha riconosciuto 500 euro, sempre per questo tipo di danno, cioè per la reazione, diciamo, di carattere emotivo in corrispondenza dell'evento, un danno emozionale, potremmo dire, in qualche misura, che si differenzia dal secondo tipo di danno, che può essere assommato al primo, che è il danno biologico. Il danno biologico invece è un danno medico, significa, per una definizione ormai consolidata nella giurisprudenza italiana, significa il danno psicofisico, cioè quello che è accertabile attraverso una consulenza medica, e dunque si assomma al primo. Ci può essere un danno emozionale nell'immediato, ci può essere addirittura una conseguenza traumatica che dura nel tempo. Conseguenza traumatica può derivare o dall'evento stesso, dal fatto che ad esempio viene ucciso un animale con cui si aveva una relazione e questo comporta una conseguenza traumatica del proprietario, oppure può derivare dalla modalità particolarmente brutale e ferata con la quale si è verificato l'evento a cui il proprietario ha assistito. O infine può derivare, anche qui ci sono casi di giurisprudenza, dall'intervento fisico del padrone nel tentativo di salvaguardare il suo animale, e magari a quel punto il padrone stesso viene coinvolto nell'evento lesivo. Di quest'ultimo caso abbiamo due sentenze soltanto in Italia, una del Tribunale di Roma del 2002, l'altra invece del Tribunale di Foggia del 2011. Ebbene, queste due tipologie di danno sono quelle, come dire, che ritroviamo anche in tutto il resto della giurisprudenza italiana relativa ai danni anche di tipo diverso, non so, i sinistri stradali, tant'è vero che il danno biologico come viene calcolato sulla base di un sistema tabellare, mentre invece il danno morale come viene calcolato sulla base di un principio equitativo, a volte proporzionale al sistema tabellare danno biologico. Però qui non c'è niente di particolare, direi, sono danni, come dire, che sono consolidati nell'ordinamento giuridico italiano e che semplicemente vengono applicati a una fattispecie nuova, che è quella della uccisione o lesione dell'animale di affezione. Ma l'elemento realmente innovativo è invece quello che riguarda il danno agli altri diritti della persona considerati inviolabili. Questo è un danno molto più vago, molto più discusso, oggetto di ampio dibattito dottrinario, anzi direi che a questo riguardo la scuola genovese insieme a quella di Pisa e Trieste sono proprio tre scuole di pensiero che maggiormente sono confrontate per analizzare come poter configurare questa figura di danno. Perché se non è il danno emozionale, perché si chiama danno morale, e se non è il danno medico, perché è il danno biologico, ma che tipo di danno è questo? E qui è molto interessante capirlo. In verità è il danno, potremmo dire, alla vita di relazione, al vissuto che si è creato tra un uomo e un altro essere vivente, vissuto che è perdurato nel tempo, che ha creato una sintonia, che ha creato una condivisione del quotidiano, che adesso improvvisamente viene meno. Dunque non è emozionalità e non è neanche danno medico, ma è proprio un profilo che alcuni definiscono esistenziale di relazione fra due esseri viventi che viene brutalmente interrotta.
è dunque la sopravvenuta e irreversibile assenza di un interruttore dinamico del proprio quotidiano, una lesione all'affetto, una modifica della situazione relazionale di un essere vivente. E questo è un profilo che, per il quale, secondo me, fra l'altro, l'aggettivo esistenziale la può però riconoscere come legittima degli altri, nel limite di quella che può essere una convivenza socialmente accettabile. E dunque, dal venir meno di questo interlocutore esistenziale, il fatto che sussista realmente un danno per il padrone mi sembra una cosa abbastanza naturale, perché è ovvio che se una persona, se Tizio, trae un beneficio dal rapporto con un cane specifico, nel momento in cui quel cane viene meno, evidente che lui ne trae un maleficio, non fosse che il venir meno il beneficio precedente. Quindi, è adeguato, perché esprime proprio, come dire, la comunanza di vita e spiega come non sia possibile la logica del rimpiazzo. Non si può dire, dato che è stato ucciso il cane Argo, il padrone semplicemente può ricomprare il cane Pluto ed è come prima. E no, perché l'animale, poi si dimostra, non è un oggetto. L'animale non è la macchinina che viene distrutta, uno va da giocattolaio e ne compra uguale, stesso modello, stesso colore. L'animale è una persona che è capace di stabilire un vincolo relazionale con il suo padrone, che ha un vissuto comune, che costruisce un percorso esistenziale, e quando viene meno un altro animale della stessa razza, dello stesso colore, della stessa età, deve però ricostruire da zero un percorso esistenziale che non potrà mai avere. E questo dimostra l'infungibilità, dimostra la non applicabilità della logica del rimpiazzo. Lo dimostra anche una persona come me, che in verità non ha particolare sensibilità nei confronti degli animali, nonostante affronti questi temi. Anzi, questo tema l'ho scelto proprio quando, ab origine, dovevo individuare una tematica congeniale ad essere sviluppata nell'ambito accademico, l'ho scelto proprio perché, non avendo questa particolare simpatia né questa inclinazione naturale nei confronti degli animali, ho voluto valutare un tema che mi era in qualche misura distante, ma credo che sia ragionevole ritenere che, per quanto uno non abbia di per se stesso questa sensibilità, la può però riconoscere come legittima degli altri, nel limite di quella che può essere una convivenza socialmente accettabile. E dunque, dal venir meno di questo interlocutore esistenziale, il fatto che sussista realmente un danno per il padrone mi sembra una cosa abbastanza naturale, perché è ovvio che se una persona, se Tizio, trae un beneficio dal rapporto con un cane specifico, nel momento in cui quel cane viene meno, evidente che lui ne trae un maleficio, non fosse che il venir meno il beneficio precedente. Quindi, l'animale d'affezione oggi è riconosciuto in maniera preponderante in dottrina, in maniera altalenante in giurisprudenza, cioè nelle pronunce dei giudici, come un beneficio per la personalità del suo padrone. E mi pare che conclusivamente un'analisi generale di quello che è stato lo sviluppo delle dinamiche socioculturali della società italiana negli ultimi tempi ha portato a valorizzare l'individuo nelle sue attitudini e volontà di autodeterminazione e nella costruzione di una sua socialità, non soltanto intraspecifica, cioè tra esseri umani, ma anche interspecifica, cioè con soggetti viventi appartenenti ad altre specie, per appunto gli animali di affezione specificamente, con l'unico limite ovviamente nel non arrecare danno agli altri. E gli studi su questa figura di danno mi sembra che costituiscano oggi un tassello importante per la tutela della persona e per la tutela della libertà. Vi ringrazio. Grazie ancora.
come mettere in presentazione non è stato facile, ma dove cose che ci mettono,